Benvenuti a tutti in un nuovo video di League of Legends. E oggi saremo con un altro account che non sarà mio. Siccome cercavo di convincere una persona a passare al lato oscuro, o quasi oscuro, perché più oscuro di questo c'è Dota. Quindi, per fatto dei dire e tutto quanto, sì, vabbè. Volevo convincere Lady Fra a passare al lato oscuro dei MOBA. Più o meno oscuro, sì. E quindi provo a fare l'account. E mi dite. Vediamo se viene pure lei, vediamo. Noi proviamo a convincere, poi se viene, viene. Se non viene, gli compriamo un biglietto. Ho visto che hanno aggiunto nuovi item per gli tanker. Quindi, aia. Il mio cuore e la mia spada appartengono Installò un a po' di Demacia. cattiveria. Ho appena iniziato a giocare. Potrei essere Nambu, quindi installò Garen. Garen. Città. La webcam non ho messo green screen perché non sono pigro, non c'ho voglia di mettere green screen sinceramente. E poi perché c'è quest'ombra di qua dietro che non me lo faceva far bene, quindi ho evitato. E lì Go of Legend, volevo vedere la patch notes, la trovo. Così che vi dicevo cosa hanno aggiunto. Patch note. Italiano, grazie. So che è meglio in inglese, però. Chi se ne frega dei campioni misteriosi? Levati. Non ho soldi da shoppare. Babbo, sono un babbo. Ok, ho registrato 480. Vabbè, sistemerò dopo. Arriva. Ok, rieccomi qua. Allora, praticamente hanno aggiunto degli oggetti. Vabbè, hanno potenziato Darius, hanno potenziato Garen, hanno potenziato Skarn, hanno potenziato chi più, Mordekaiser forse, non lo so, sì. Poi vabbè, tutti i buff nerf della situazione. Che non ci interessano al momento, volevo parlare solo degli oggetti io. Hanno aggiunto degli oggettini. Novità pericolosi. Corazza dell'uomo morto. Che cacchio di nome è? Compratelo per Singed, ok. Da 600 di salute. 50 d'armatura e unica passiva colosso. Durante i movimenti accumula fino a 100 cariche di momento, conferendo fino a 60 di velocità di movimento bonus. E fin qua, vabbè, ci sta. Perché c'è il comitato rosso? L'altro è rosso. Vabbè, tralasciamo queste cose. Il momento decade rapidamente sotto gli effetti di controllo immobilizzanti, mentre decade lentamente con i rallentamenti. Beh, effettivamente si chiama un momento, durerà un momento. Me ne vado. L'abilità unica. Colpo devastante. Gli attacchi base scaricano tutto il momento, infliggendo un danno fisico bonus ogni due di momento. Se vengono scaricate 100 cariche, i danni sono raddoppiati. Se l'attacco è in mischia, il bersaglio subirà anche un rallentamento del 75%, che decade nell'arco di un secondo. È buono, sì, però boh, non lo so. Ah, questo qua pugno di Sterak l'hanno fatto per Jarvan, a quanto ho capito, non sono sicuro. Perché era praticamente aumenta di un quarto l'attacco base, non quello dopo proporzionale. Aspetta, io se faccio così. Allora, add screen region. Questa parte qua. Teoricamente si dovrebbe leggere, alla fin fine gli effetti ve li leggo io, non è un problema.
Sì, ok. Pugni di Strack. Praticamente, vabbè, c'è tutta la descrizione che non ci interessa. Costa 2550. Si fa con una spada lunga e cintro gigante. Da 500 di salute e l'attacco base è aumentato del 25%. L'abilità unica passiva. No, sì, unica passiva. Perché poi passiva unica, non lo so. Subendo almeno 400-1800 danni. Dipende dal livello. Entro 5 secondi ottieni Furia Primordiale, porto a secondi, con 45 secondi di ricarica. Furia Primordiale conferisce al campione dimensioni aumentate, 25% in più dell'attacco fisico, base, e uno scudo pari al 30% della vita massima. Ok, per Jarvan ci sta. Ok. Il prossimo item è un item OP. Prima dico solo che ho fatto questo first item dopo la. Come si chiama? Come sarebbe? Sì, ho fatto la Warmong. E iniziamo a prendere jet prima che questi mi fregano il toffa. Allora, tu la visuale bloccata te la sogni. Levala. Cosa che Lady dovrà imparare ad usare, vabbè. Allora, Idra Titanica. Ricetta Tiamat, cintura del gigante, vabbè, da 400 di mana, 50 attacco fisico e rigenerazione della salute pari al 100%. Ovvero, se c'è tipo una rigenerazione di 5 di salute al secondo, te la rigenera di 10. Va bene. Io provo dal naso. Abilità unica passiva, fendente, i tuoi attacchi base infliggono 5 più infliggono 5 più 1% della salute massima del tuo personaggio principale e 40 più 2,5% della tua salute massima come danni fisici ai nemici sul colpo in un cono, cioè attacca il nemico principale, fa danno, poi quelli dopo subiscono ancora più danno. Per il semplice fatto che non invade. Invade. Allora gli vadano i bot, va bene. Allora per potenziare la Q. No, ho chiuso la pagina. No, ho chiuso la pagina, sono mabbo 2 volte. E allora. L'abilità unica passiva. Ah, quella è. No, è attiva dov'è? I danni fendente a tutti i bersagli aumentano a 40 più 10% della salute massima. Ah, questa è l'attiva, non è passiva. Oh, sono scemo. Papu. Attivo, appunto. I danni difendenti, tutti sì, ok. Hanno aumentato, migliorato in parte. Ok. Praticamente hanno modificato la Warmong. In modo che non ci siano tipo troppe rigenerazioni alla fin fine. Alla fin fine da 800 di vita. Prima ne dava i tempi 1000 e ti dava un botto di regen. No, neanche tanto, però vabbè. C'era la Force of Nature. Che migliorava sta cosa. Allora, adesso la Warmong c'ha, se praticamente arrivi a 3000 di vita, o superiore, ripristina il 3% di salute massima ogni secondo che non si subiscono combattimento. Avviso Avxley, vabbè, attacchiamo. Poi vabbè, hanno modificato con un paio di oggettini, non ci interessa questo qua. Hanno modificato l'omen di Randuin, che adesso, oltre a rallentare e dare un po' meno effetti, allora non ci moriamo, grazie. Oh, non mollatemi.
Ma cazzo è che c'è lo smite? Vabbè, questo qua è un genio. E allora? Vabbè, praticamente riduce del 10% i danni da colpo critico. E hanno diminuito l'oggettino da jungle, finalmente. Sijuani non ci ammazzerà come nulla. Non è vero, però vabbè. Non ci posso crepare perché c'è il babbo che non sa junglare. Altro che no, eh no, via qua, Shuni. Quello è giusto. Ok, vabbè. E basta. C'erano solo queste qua di no novità di League of Legends. E adesso concentriamoci sulla partita che è meglio, sennò giocheremo come un pinguino. Andiamo, va. Come? Amini. Andiamo. Babbo, come ti sei fatto ammazzare? Are you main? Sapete che c'è sta cosa che i main personaggio tipo main Garen è scarso. A prescindere è scarso. Tu dici main Garen? Mamma mia. Peggio insulti arrivano. E per questo almeno nulla. Anche perché non mi ricordo più come si gioca nulla. Infatti per questo io sto facendo la counter lady. Anche se ciò non mi aiuta a migliorare sicuro. Alla carica. Allora. E ballo, lei che fa? Morto. Hanno potenziato adesso la final di Garen, mi dimenticavo. Adesso gli hanno aggiunto una passiva. Il campione che malvagio, diciamo, subirà danni aggiuntivi. Del tipo, vogliono fargli fare tipo la Zephyr a Garen. Dov'è che vediamo se la trovo. Zephyr, eccola qua. Oddio, non è male, perché riduce tutto quanto qua. Trasformazioni, c'è una trasformazione, non è che ce ne sono mille. Così me la faccio come first item, così a sbuffo proprio. Tipo non andiamo greedy. Andiamo del fratello maggiore. Il greedy. Guiderò la carica. Allora, backer col back. Che schifo, che schifo, che schifo faccio. Idra titanica, vai. Nuovo item for the win. Dopo mi faccio la scarpetta da 1000 e la Warmong, a meno che non riesco prima, boh. Ma ve lo faccio vedere l'idra titanica, bellina. Suolaf ci sta bene.
Perché lui si builda attack speed alla fin fine. E si builda anche vita. Ergo OP. Ma ti faccio il 50 d'attacco. Cioè, non so se avete notato. La Q fa il suo danno normale più quello della cosa. Ergo, è giusto che non ci sia il danno quello che specifica su qua. Gli attacchi base infliggono 20 danni sul primo bersaglio e 70 a quelli dopo. Dopo. Perché alla fin fine Q fa 150 danni già. Però 50 d'attacco fisico non è male. Buttiamo giù la prima torre. Uffa. Dove va questo qua? Sciuni. Bam. I bring justice. Devo mettere in inglese effettivamente. Perché I bring justice è più bello di io porto la giustizia. Sembra Malfite con un mal di pancia assurdo. Tipo gli rido in faccia, tu non mi stai facendo nulla. Mi curo pure. Tranquillo, non c'è bisogno di rallentarmi, vengo io da te direttamente. Nice. Purtroppo ancora non le posso fare contro persone normali, devo fare ancora qua contro i bot, che tristezza. Ti aiuto io. Mannaggia. Beh, ci voleva molto. Com'è che è rimasto in vita questo? Quadra kill. Ok, posso ricordare in base. No, aspetta, mi servono dei mini. Costa la Warmonger? 2.750, ok, fatto bene. Perché voglio prendermi non queste scarpette, ma quest'altra per andare più veloce. Alla carica. E adesso tipo farà 207 attivandola. E 88 i danni agli altri tizi. Provo la visuale libera, no grazie. C'ho già da mo' la visuale libera. Praticamente hanno sostituito l'Atma's Impaler, se non mi sbaglio. Solamente che non dà danno fisico, però vabbè.
Però non ho contato il fatto che loro non si stanno buildando item. Dov'è la mia quadrupla? Stealer. XD. Ma stilata da kill, XD. Permesso. No, la mia torre. Mi stanno buttando giù la mia torre. Speed Jinx non si è mai visto. Ah, fatevi oggetti, che tristezza che siete voi bot. Anche io che ho preso quelli più semplici perché non c'avevo voglia di giocare per tanto tempo. Sì. Pensate che bello se dava anche vita sto fatto qua. Mannaggia i pinguini. Dov'è la Zephyr? 2800. E tipo mi insulterà di quando vedrà come ho giocato. No, please! Don't attack me! Yeah. I Winion mi ammazzeranno. Galio, Galio, sto arrivando. E lui se n'è andato, ma non c'è piazza. Galio, potevi venire qua, ma non c'è terra. Sta arrivando, sta arrivando. Arrivo. Arrivo. Ma dov'è? Vieni qua, sono qua io. Sono qua. Girati. Bravo. Turnica. E guiderò. Oh, morto. Vieni qua, pure tu. Let me hug you. Vabbè, buonanotte. Leggendario dorato. Ah no, non è solo Darso. Che fare? A Zephyr. Inutile come poche. Veloce come tanti. Leggendario. Ormai l'annunciatore si è stufato. Leggendario. Ezreal, dobbiamo battere Ezreal. Bring justice.
Why? Why not? Carica. Basta, mi sta annoiando di sentire leggendario, leggendario, leggendario. Se non si è capito, era leggendario. Tripla uccisione. Oh, finalmente non ha detto leggendario. Ah, ma c'è Nasus. Salve. Win non più. Che tristezza. Ora mi faccio questa. Ah. Frozen Mallet. Danni e salute. Che ha rottato. Schifosa. Non si fa. No, ce l'hanno buttato giù una torre, non ci voglio credere, no, non ci voglio credere. Ci sono 80 kill in sto game, 73 l'abbiamo fatto noi e 7 loro, boh, tutto a posto. Gente che si flamma contro i bot, va bene comunque. Basta, dai, mi sto annoiando pure io a giocare. Sono 20 minuti, 25 minuti, ma cosa, finiamola. Non farmate kill, è inutile. Non è che fate più esperienza. Magari si attacchi, eh. Con tutto calmo. Oh, alleluia. Ah. Victory for Sylvanas. No, non c'entra nulla, però va bene. E dai. C'era ancora Luca che vogliono. E passa la voglia di giocare a me. Però vabbè, siamo ancora contro i bot. Mi metto tutto sul coso qua, la striglia. Per Garen. Non serve a nulla, però vabbè. Ed è per questo video è tutto, quindi al prossimo. Ciao ciao!